Buonasera, buonasera a tutti. Intanto volevo chiedere, ma mi sembra superfluo, ma lo chiedo, un applauso per il maestro e per l'orchestra. Grazie, sono emozionatissima, spero di non fare delle stupidaggini, abbiate pazienza, ma è davvero una grande, grande, grande emozione essere qui a festeggiare insieme a tutti voi. Allora, buonasera a tutti. A nome della Fondazione Teatro La Fenice ringrazio tutte le autorità presenti, in particolare Sua Eccellenza l'Ambasciatore degli Stati Uniti, signor John Phillips, che stasera è qui con noi, le autorità del Governo nazionale, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, i sindaci, le altre numerose autorità, i rappresentanti delle associazioni culturali e economiche che stasera si stringono insieme a tutti noi attorno a questo grande, bellissimo teatro. È una grande festa per la cultura del mondo questo decennale, che simboleggia l'apporto di tutta la nostra nazione alla cultura, alla musica, alla bellezza. Com'era, dov'era? Fu una promessa, oggi ancora una volta, due lustri dopo, mantenuta ed esaltata dal lavoro di tutti coloro che a vari livelli di responsabilità qui lavorano. Il primo saluto di questa sera e di uno dei grandi interpreti della scena mondiale, il maestro Lauren Mazel. Amo questo teatro, lo sento come casa mia. Tutte le volte che torno a Venezia provo sempre la stessa forte emozione che quando arrivai ventenne, studente al Conservatorio Benedetto Marcello. È dunque un grande onore per me essere qui stasera, a poter condividere questo momento con voi, con le autorità, con l'orchestra, col coro, con tutto il teatro. Permettetemi di ringraziare il sovrintendente Cristiano Chiarot e il direttore artistico Fortunato Ottombino per avermi invitato a questo grande evento della cultura europea. Il mio legame con la Fenice è profondo e nasce da lontano. La prima volta fu nel 1955 al Palazzo Ducale, e da allora la nostra collaborazione ha visto molte altre occasioni, tra cui la Traviata del 2004, che fu proprio l'opera inaugurale del teatro ricostruito, fino ad arrivare a questo concerto che celebra il decennale della riapertura. Questa è una sera di festa, questo anniversario deve essere fonte di orgoglio per l'Italia e per gli italiani. La ricostruzione della Fenice rappresenta un segno forte e potente per la cultura di questo paese. Si è trattato di un lavoro eccezionale che ha restituito a Venezia e al mondo un autentico gioiello, uno dei più importanti teatri internazionali. In questa serata di festa la musica di Beethoven e il testo di Schiller portano un messaggio di pace e di fratellanza. Sono convinto che solo la guerra è una soluzione inaccettabile. Ce lo insegna il passato, ce lo insegna un gran uomo scomparso qualche giorno fa, ce lo insegnano Schiller e Beethoven. Grazie. Ora è il momento del sovrintendente del Teatro La Fenice, Cristiano Chiarot. Buonasera,
signori rappresentanti del governo, autorità, signor ambasciatore degli Stati Uniti, signore, signori, amici, caro maestro Masel, grazie di essere qui stasera per celebrare il decennale della riapertura del nostro teatro. È una serata particolare e non può che aprirsi da parte mia con un ringraziamento a quanti l'hanno resa possibile. Tanti amici, gli amici di sempre, che anche questa volta hanno voluto esserci vicini. Adriatic LNG, Alba Leasing, il notaio Bianconi di Amici di Treviso, Decker, Fazioli, Basilicchi, Lenel, Metarex, Luxottica, Save, Fondazione di Venezia, Rubelli, Casinò, Zegna. In questo decennio, in verità, molti sono stati quelli che con il loro contributo hanno consentito alla nostra fondazione e al nostro teatro di arrivare a questo traguardo. La Fondazione di Venezia, il Casinò, il Consorzio Venezia Nuova, la Camera di Commercio di Venezia, la Confindustria di Venezia del Veneto, le Assicurazioni Generali, Superjet International, la Provincia di Venezia, PV Investimenti, la Cassa di Risparmio di Venezia, Rubelli, Price Waterhouse Coopers, Marsilio Editori, Signoretti, Studio De Poli, l'Autorità Portuale di Venezia, le Comité Français pour la Sauvegarde de Venise. Ma l'impegno maggiore, va sottolineato, lo hanno però sostenuto il Ministero dei Beni Culturali, il Comune di Venezia, la Regione del Veneto. Non posso qui non ricordare quanti hanno retto le sorti della Fenice nei 7 anni di attesa e al momento della riapertura. I sovrintendenti Gianfranco Pontel con il direttore artistico Francesco Siciliani e il maestro Carabiceschi, Mario Messinis con Paolo Pinamonti e ancora il maestro Carabiceschi, Giampaolo Vianello con Fortunato Ortombina e poi con Sergio Segalini e il compianto Marcello Viotti. A questi ultimi è toccata la fortunata sorte di ricondurre nella propria casa il popolo della Fenice, grazie alla ricostruzione realizzata con l'impegno e la spinta determinante del commissario straordinario e all'epoca sindaco Paolo Costa. Ma molti ancora hanno concorso al successo della nostra impresa, come gli amici della Fenice, guidati dall'entusiasmo della presidente Barbara di Valmarana, la società Feste presieduta da Fabio Cerchiai, il circolo della Fenice condotto da Jérôme Zizenis, il Freundeskreis del Teatro della Fenice e il suo presidente Peter Gloystein, per arrivare agli amici più recenti, come la Banca Popolare di Vicenza e il presidente Gianni Zonin e il nuovo presidente dell'Orchestra Filarmonica della Fenice, Luciano Guerrato. Questi 10 anni sono stati anni molto difficili. A volte il nostro destino pareva segnato, ma è stato proprio allora che siamo stati capaci di trovare al nostro interno la forza, le motivazioni e le risorse per resistere. Non è un caso che questa sera siano presenti qui ben 4 ex sindaci della città, che saluto: Mario Rigo, Nereo Laroni, Paolo Costa, Ugo Bergamo. In un periodo grave di crisi come l'attuale, abbiamo poi raccolto la sfida e raggiunto risultati che ci consentono di guardare al futuro sempre con attenzione ma con una buona dose di ottimismo. Se siamo qui oggi a festeggiare questo decennale è dunque soprattutto perché il nostro teatro ha dimostrato di possedere una grande anima, dandone nel tempo continua prova. Questa grande anima è composta dalla nostra orchestra, dal coro, dai tecnici, dalla parte organizzativa, dei dirigenti e dei funzionari. È stato grazie alla loro dedizione, alla loro voglia di dimostrare le capacità di cui sono dotati, è per questo che il nostro teatro oggi può ben essere, a buon titolo, considerato l'eccellenza che è. Con queste persone abbiamo formato una grande squadra e siamo riusciti, come è stato riconosciuto da più parti, ad essere il teatro italiano con la maggior produzione lirica, un teatro di livello europeo per qualità, efficienza, offerta culturale. In questa nostra squadra un ruolo fondamentale ha il direttore artistico Fortunato Ortombina, raffinato interprete delle esigenze artistiche, amico e invidiabile compagno di strada. Con questa squadra abbiamo avviato una programmazione pluriennale per rispondere alle sollecitazioni di un pubblico internazionale, ma mai dimenticando che la Fenice deve essere un teatro legato alla propria città, un teatro che non dimentichi i valori etici e sociali cui è chiamato a rispondere, contribuendo a rendere accessibili i propri spettacoli a tutte le fasce sociali e mettendo i propri spazi, la Fenice e il Malibran, a disposizione di tutte le associazioni culturali e musicali del Comune di Venezia. Abbiamo sviluppato poi progetti di collaborazione con tutte le istituzioni culturali veneziane, contribuendo assieme a formare una rete virtuosa e non virtuale,
rispondendo alle sollecitazioni in tal senso del nostro sindaco. Tra i progetti che abbiamo avviato e che ritengo tra i più rilevanti è quello dedicato ai giovani, per inserirli, pur di fronte a tante difficoltà, a lavorare nel nostro teatro, in tutti i settori, per dare alla loro preparazione una speranza di impiego, seppur non definitivo, ma basato su programmi di lavoro finalizzati all'allestimento di opere, nella composizione e nell'esecuzione musicale, nelle compagnie di canto, tra i tecnici. Crediamo così di aver risposto quanto meglio si poteva ai rilevanti finanziamenti da parte pubblica, che sono la base della vita, della vitalità di tutto il nostro comparto, e dare un appropriato significato all'ultimo apporto finanziario giunto in questi giorni da parte del Comune di Venezia, che ci ha consentito di raggiungere, ancora una volta, il pareggio di bilancio, aiutandoci a recuperare parte del taglio al finanziamento statale notificatoci a metà di quest'anno. Voglio ringraziare il signor Sindaco e il nostro Presidente. Quest'ultimo riconoscimento sarà per noi un ulteriore stimolo per continuare a lavorare per la nostra città e per tutti i nostri concittadini. In questi ultimi anni abbiamo dunque raggiunto risultati prestigiosi, di cui noi tutti alla Fenice andiamo fieri, anche perché abbiamo lavorato con e nella fiducia del nostro Consiglio di Amministrazione, con la costante vigilanza del nostro appassionato e insostituibile Giorgio Brunetti, e dei suoi componenti che voglio qui citare: Marco Capelletto, Fabio Cerchiai, Rosario Grasso, Mario Rigo, Luigino Rossi, Francesca Zaccariotto, Gianni Zonin. A questa grande fiducia noi sappiamo di aver risposto in maniera forte. Questi primi 10 anni saranno dunque una spinta a guardare avanti con determinazione e fiducia, consolidando la posizione che la Fenice si è conquistata a livello internazionale, caratterizzando ancora di più la nostra multiforme azione culturale, consapevoli del grande patrimonio che il nostro teatro rappresenta. Abbiamo alle spalle un grande passato, abbiamo avuto la capacità di interpretare il presente, vogliamo essere protagonisti del futuro per essere sempre il teatro che aspettate e che amate. E vorrei qui chiedere allora, oltre che all'orchestra, oltre al coro, a tutti i rappresentanti della Fenice che sono dietro le quinte, di formulare a loro un grande applauso, un grande grazie, e grazie di essere qui. Per concludere questa prima parte della celebrazione, il presidente della Fondazione Teatro La Fenice e sindaco della città di Venezia, Giorgio Orsoni. Buonasera a tutti, e per me è veramente una grande emozione, un momento magico questo. Vi ringrazio di essere qui. Il mio ringraziamento, il mio breve intervento vuole essere un ringraziamento per il calore che riuscite a dare a questo teatro. È un teatro che, come dice il suo nome, è risorto dalle ceneri nelle quali era bruciato. Ma non è soltanto risorto, si è lanciato verso dei traguardi che francamente non credevamo raggiungibili. C'è stata una grande determinazione nel volerlo ricostruire, ma c'è stata poi anche una grande determinazione da parte di tutti, delle maestranze, dell'orchestra, del coro, degli amministratori e dei sovrintendenti che si sono succeduti nel farlo diventare oggi una delle eccellenze mondiali nel campo della musica e della lirica in particolare. Quando abitavo qui vicino ho visto i bagliori delle fiamme, non avrei mai immaginato quelle fiamme poi avrebbero fatto risorgere in modo così straordinario il nostro teatro. È un teatro a cui tutti noi vogliamo bene, è un teatro che ci sta dando alla città delle soddisfazioni straordinarie, ma sta dando soprattutto una platea di veneziani, perché questa sera io vedo
che ci sono i veneziani che vivono in Venezia, ma anche i veneziani che vengono da fuori e che si considerano anch'essi parte della nostra città. Questo credo sia un patrimonio di cui la Fenice va orgogliosa. E quindi buona serata, grazie a tutti per la vostra presenza. Per concludere, un grazie di cuore a nome di tutti gli artisti del mondo, un grazie a voi che siete qui stasera a rappresentare il senso di un mestiere, di un bisogno, quello di comunicare la bellezza che ci circonda, che ammiriamo ogni volta che entriamo nel nostro teatro, il Teatro La Fenice. Buon compleanno, Fenice. Grazie.
Thank you.